taglia i tetti degli stipendi d'oro della pubblica amministrazione, la scure si abbatte anche sui dipendenti della Camera. Siete preoccupati per questa cosa dei tagli ai dipendenti o no? Perché sto cercando un po' di capirlo, chiedo in giro. Perché? Perché alla fine si troverà un accordo. Ho un accordo che si verrà tra l'autore e la ministra. Cioè fare quindi andare per le vie legali? Io personalmente sono preoccupato. A quanto pare tra i 1.442 dipendenti di questo palazzo, la Camera, ve ne sarebbero almeno 100 che guadagnano ben oltre lo stipendio del Presidente della Repubblica Napolitano. A volere un tetto di 240.000 euro, la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Si devono fare certe scelte in certi momenti e dunque ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Io cerco di assumerne le mie. Quindi non credo. Lei ha tagliato la sua indennità parlamentare? Io ho tagliato il 30% del mio stipendio, molto di più del 30% del mio stipendio. Di tutte le indennità che potevo tagliare, perché sa che quella da parlamentare ci vuole una legge, tutte le altre io le ho tagliate del 50%, ergo mi sono tagliata in tutto lo stipendio del 30%. Nessuno me l'ha chiesto, potevo non farlo. Il taglio al momento riguarda l'indennità di ruolo, che da 4.000 passa a 3.000 euro. Resterebbe fuori l'indennità parlamentare, pari a 10.000 euro. Per tagliarla ci vorrebbe una legge, ma a quanto pare, senza i dati sugli stipendi europei, la legge ancora non si può fare. Lo stiamo aspettando dall'estate scorsa. Avevano promesso che prima dell'estate del 2013 ci avrebbero portato un documento ufficiale e non ce l'hanno ancora presentato. E questa è la scusa per non tagliarsi un euro, evidentemente, dello stipendio dei parlamentari. Quindi la nostra battaglia sui costi continua, non ci accontentiamo. Il provvedimento sugli stipendi dei dipendenti arriva mentre in aula si approva il bilancio della Camera. Chiediamo un minimo di coerenza, Presidente, col suo discorso di insediamento. Io sono tutto, ma nel senso che comunque quando entrate devo avere, vabbè, come qualcuno fa un impiego privato, qualcuno ti credito, ma non c'è una cosa.